dopo aver scoperto le prime due leggi, Keplero cercò di mettere in relazione i vari pianeti uno con l'altro. Infatti le prime due leggi non mettevano in relazione i pianeti diversi, cioè non li mettevano in confronto. Si limitavano a enunciare la forma delle orbite, quindi una forma ellittica, e la legge delle aree che spiegava che i pianeti andavano più lenti lontano dal Sole e più veloci vicino al Sole. Ora però Keplero si chiedeva come poter mettere in relazione le distanze dei pianeti dal Sole con i loro periodi di rivoluzione. Questa tabella riporta i valori oggi comunemente accettati, che sono più precisi di quelli disponibili all'epoca di Keplero. Inoltre riporta la distanza dei pianeti dal Sole anche in milioni di chilometri e non solo in riferimento all'unità astronomica, e poi riporta anche la velocità media dei pianeti lungo l'orbita, velocità media perché abbiamo visto che questa velocità cambia quando il pianeta è più lontano o più vicino al Sole. Come piccola osservazione, che qui in realtà non ha nessuna importanza nel caso della storia dell'astronomia, comunque notiamo che la velocità orbitale della Terra è circa 30 km al secondo, è 10.000 volte più piccola della velocità della luce. Questo giusto per dire che la velocità della Terra non è relativistica, anche se 30 km al secondo non sono pochi. Ora, per ricavare la terza legge di Keplero, proviamo a procedere come fece lui. Cioè abbiamo a disposizione questa colonna di valori e quest'altra. Infatti Keplero aveva stimato in modo abbastanza preciso la distanza dei vari pianeti dal Sole espressa in unità astronomiche e la durata dei periodi di rivoluzione. L'unità astronomica è in pratica la distanza Terra-Sole, la distanza media che fa da unità di misura per tutte le distanze del sistema solare. Quindi la Terra è posta a una unità astronomica di distanza dal Sole, Mercurio è più vicino al Sole, è circa 0,39 unità astronomiche, Venere circa 0,72, quindi questi due, Mercurio e Venere, sono i pianeti cosiddetti interni, perché orbitano più vicini al Sole rispetto alla Terra. I pianeti esterni sono Marte, una volta e mezza più lontano rispetto alla Terra, più lontano dal Sole, Giove più di 5 volte più distante dal Sole rispetto alla Terra, Saturno quasi 10 volte più distante, Urano quasi 20, Nettuno 30, Plutone 40 e così via. E vediamo che i pianeti più sono distanti dal Sole e più tempo dura l'anno di quel pianeta. L'anno sarebbe la durata di una rotazione, cioè di un giro, quindi il periodo. Vediamo che Mercurio ha un anno di circa 88 giorni, Venere 225. Sappiamo che la Terra ha un anno di circa 365 giorni e un quarto che poi è la causa del fatto che ogni 4 anni bisogna aggiungere un giorno al calendario in modo da far riportare i conti, è l'anno bisestile. È per questo che ogni 4 anni febbraio ha un giorno in più. Abbiamo poi Marte, questo è il periodo ancora più lungo rispetto a quello della Terra, Giove, Saturno e così via, quindi l'anno di questi pianeti è più lungo dell'anno terrestre. Keplero si pose il problema di trovare una regolarità tra queste due colonne di numeri, cioè di confrontare i pianeti, come dicevamo prima. Le prime due leggi non confrontano i pianeti tra loro e invece la terza legge di Keplero sì. C'è una qualche regolarità che per esempio unisce la Terra a Marte e a Giove e insomma che unisce tutti i pianeti, perché altrimenti sembra che semplicemente i pianeti più distanti impiegano più tempo a girare intorno al Sole, ma non si vede nessuna regolarità. Keplero cercava una regolarità che mettesse in comune tutti questi pianeti. Proviamo quindi a ricavare la terza legge di Keplero in modo così, per tentativi. Qui ho riportato le due colonne che abbiamo visto prima nella tabella, le ho invertite, prima ho messo i periodi di rotazione, di rivoluzione, e qua ho messo le distanze dal Sole in unità astronomiche. I valori li ho approssimati rispetto a quelli della tabella, cioè ho tolto un po' di cifre. Poi ho trasformato i giorni in secondi e le unità astronomiche in metri.
per trasformare i giorni in secondi, basta ricordare che un giorno è formato da 86.400 secondi. Infatti un giorno è formato da 24 ore, ogni ora è formata da 3.600 secondi. Quindi per passare da queste caselle a queste altre basta moltiplicare per 86.400. Invece per passare dalle unità astronomiche ai metri basta ricordare che l'unità astronomica è circa 150 milioni di chilometri, che vuol dire 150 miliardi di metri, quindi 1,50 per 10 alla 11. Quindi basta moltiplicare questo valore per l'unità astronomica, quindi per 1,50 per 10 alla 11 metri, e abbiamo la distanza di Mercurio dal Sole, distanza media, espressa in metri. Qui stiamo facendo la semplificazione che le orbite dei pianeti siano delle circonferenze perfette, ma abbiamo visto che è una approssimazione molto buona, perché le ellissi sono in realtà molto, molto poco schiacciate, hanno una bassissima, bassa eccentricità e quindi si possono approssimare a circonferenze. La cosa che salta subito all'occhio è che più i pianeti sono distanti dal Sole e più si allunga la durata di un giro, cioè il loro periodo di rivoluzione. Questo si può vedere anche in questa animazione virtuale che riporta il Sistema Solare con il Sole al centro e poi tutti i pianeti, due pianeti interni, Mercurio e Venere, la Terra, e poi i pianeti esterni, Marte, Giove e Saturno, che erano i pianeti conosciuti a occhio nudo fino al tempo di Keplero. Poi successivamente, nei secoli successivi, grazie all'utilizzo dei telescopi, è stato possibile scoprire anche Urano e Nettuno e anche Plutone, che non è più un pianeta ma oggi è considerato un pianeta nano. Naturalmente in questo disegno le dimensioni dei pianeti e del Sole non sono in scala, perché rispetto alle enormi distanze che separano il Sole e i vari pianeti tra loro, Sole e pianeti andrebbero disegnati come dei puntini privi di dimensioni. Mandiamo quindi l'animazione e vediamo che i pianeti interni ruotano più veloci, come per esempio Mercurio e anche Venere, e poi man mano che consideriamo i pianeti più distanti dal Sole, quelli ruotano sempre più lentamente. Per esempio vediamo la Terra ora supera Marte dall'interno, ricordiamo che in questo caso Marte dà l'impressione di andare all'indietro, è la spiegazione del moto retrogrado, quindi quando la Terra, in virtù della sua maggiore velocità, essendo un pianeta interno rispetto a Marte, quando la Terra lo supera sembra che Marte vada indietro e descriva il moto retrogrado. E come dicevamo prima, i pianeti esterni invece vanno molto piano. Perciò Keplero si chiese se esisteva qualche legge matematica che mettesse in relazione la distanza dei pianeti dal Sole e i loro periodi di rivoluzione. La cosa più semplice che uno potrebbe verificare è se per caso c'è una proporzionalità diretta tra la distanza dei pianeti dal Sole, quindi questi numeri, e il periodo di rivoluzione. Per esempio, uno potrebbe chiedersi se raddoppiando, triplicando, quadruplicando la distanza di un pianeta dal Sole, per caso non raddoppi, triplichi e quadruplichi la durata del suo anno, cioè il periodo di rivoluzione. Questo significa calcolare il rapporto fra T e R, espresso in giorni diviso unità astronomiche, oppure espresso in secondi fratto metri, e vedere se questo rapporto rimane uguale, rimane costante per tutti i pianeti del Sistema Solare. Cominciamo con Mercurio e andiamo a calcolare il rapporto fra 88 giorni, C7, casella blu, diviso 0,387 unità astronomiche, casella verde. E poi ripetiamo la stessa operazione anche per tutti gli altri pianeti e vediamo che questo valore non si mantiene costante. Qui siamo a 227, qua arriviamo a 2000. Quindi significa che non c'è una semplice relazione di proporzionalità tra le distanze dei pianeti dal Sole e i periodi di rivoluzione. Allora potremmo provare con un'altra legge, magari è costante non T su R ma T al quadrato diviso R. L'unità di misura sarebbe giorni al quadrato diviso unità astronomiche. Proviamo, facciamo questo calcolo per Mercurio, quindi
C7 i giorni al quadrato, C7 al quadrato diviso D7. Otteniamo questo valore, cioè 20.000, e poi trasciniamo per ripetere la stessa operazione. Vediamo, non è questa la legge, perché si va da 2 per 10 alla quarta a 1,20 per 10 all'ottava, quindi sicuramente non è questa la legge, cioè non è vero che si mantiene costante il quadrato dei periodi diviso la distanza dal Sole. Allora proviamo per esempio con quest'altra combinazione, T diviso R al quadrato. Quindi calcoliamo per Mercurio il rapporto tra 88 giorni diviso 0,387 unità astronomiche al quadrato. Viene questo valore, vediamo se lo stesso valore viene anche per gli altri pianeti, no. Si va da 588 a 66,4. E procedendo in questo modo, alla fine Keplero, dopo uno studio di 17 anni trascorsi immerso nei calcoli, non aveva il computer, non aveva Excel, Keplero, però alla fine, dopo tutto questo studio, trovò la legge, la sua terza legge, che rappresentava l'armonia del mondo, la legge armonica che legava tra loro i pianeti. Eccola qua la combinazione che rappresenta questa regolarità. Cioè dobbiamo calcolare il quadrato del periodo diviso il cubo del raggio, cioè della distanza dal Sole. Eseguiamo infatti il calcolo per Mercurio, il periodo al quadrato diviso la distanza dal Sole al cubo. Otteniamo questo valore che poi facciamo la stessa operazione per gli altri pianeti e vediamo che questa quantità si mantiene pressoché costante. Non viene qua esattamente costante perché io ho utilizzato dei valori leggermente approssimati. Comunque è questa la terza legge di Keplero, che ciascun pianeta ha la sua distanza dal Sole, più è distante dal Sole, più è lunga la durata del giro, cioè del periodo di rivoluzione, però non è che i pianeti possono fare come vogliono, perché la durata del periodo di rivoluzione è legata alla distanza dal Sole da questa relazione. Cioè ogni pianeta deve soddisfare la terza legge di Keplero, il quadrato del suo periodo di rivoluzione diviso il cubo della sua distanza dal Sole deve essere una costante. Ora andiamo a calcolare questa costante, non più espressa in giorni e unità astronomiche, ma espressa con i secondi e i metri. Quindi espressa in secondi al quadrato diviso metri cubi. Quindi riportiamo questo calcolo qui. Cioè il periodo di Mercurio al quadrato espresso in secondi, diviso il cubo della distanza di Mercurio al Sole espressa in metri cubi. E poi facciamo la stessa operazione per gli altri pianeti e vediamo che il valore si mantiene pressoché costante, circa 2,96 per 10 alla meno 19 secondi al quadrato su metri cubi. Ed è questo valore indicato qua, terza legge di Keplero. Il rapporto tra il quadrato t al quadrato del periodo di rivoluzione diviso il cubo del semiasse maggiore dell'orbita è una costante e questa costante vale circa 2,96 per 10 alla meno 19 secondi al quadrato su metri cubi ed è lo stesso per tutti i pianeti del sistema solare. Naturalmente Keplero non aveva la minima idea del perché esistesse questa legge armonica che legava i vari pianeti e tantomeno aveva idea del perché il valore della costante fosse proprio questo numero, quando pubblicò le sue scoperte nel 1619 nel testo Harmonices Mundi. Queste cose furono invece dimostrate da Newton, che scoprì la legge fondamentale della dinamica e l'applicò al modo dei pianeti, quindi la forza totale che agisce su un pianeta qualunque del sistema solare, può essere la Terra, Marte, Giove, è uguale alla massa del pianeta per la sua accelerazione. E inoltre Newton scoprì che la forza totale è la forza di gravità che esercita il Sole su quel pianeta e la forza di gravità ha questa espressione, quindi una costante, la costante di gravitazione universale che Newton fu in grado di calcolare con ottima approssimazione per la massa del Sole, per la massa del pianeta diviso la distanza al quadrato che separa il Sole dal pianeta, quindi la distanza del pianeta dal Sole. Quindi andando a sostituire l'espressione della forza di gravità qui, al posto della forza totale, perché la forza totale è solo la forza di gravità del Sole sul pianeta. E andando poi a risolvere l'equazione che viene fuori dopo aver eseguito questa sostituzione, quindi andando a risolvere matematicamente questa equazione, Newton scoprì e dimostrò tutte le cose del sistema solare, dimostrò in particolare
che le orbite dei pianeti sono ellissi e quindi sono delle coniche di cui il Sole occupa un fuoco. Dimostrò che le orbite possono essere anche delle iperboli nel caso degli stati aperti, cioè gli stati non legati, quando gli oggetti hanno più energia cinetica dell'energia potenziale gravitazionale. Poi dimostrò anche, sempre dalla risoluzione di questa equazione, anche la legge delle aree di Keplero, cioè la seconda legge. Quella che dice appunto che la velocità orbitale è minore quando il pianeta è lontano dal Sole, è maggiore quando il pianeta è vicino, perché ad essere costanti sono le aree descritte. Tra l'altro Newton, per poter risolvere questa complicata equazione matematica, che è un'equazione differenziale del secondo ordine, scoprì anche tutta una parte matematica nuova, che è l'analisi matematica, cioè l'analisi differenziale. Quindi Newton apportò anche contributi fondamentali nel campo della matematica, che era uno strumento necessario per poter risolvere le equazioni fisiche. E in particolare Newton fu in grado, con questi suoi studi, di dimostrare anche la terza legge di Keplero, che Keplero aveva scoperto così andando per tentativi, e di calcolare anche con precisione il valore della costante Ks, K del sistema solare, cioè questo valore qua.